Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi qui si respira aria di Argentina. Prepariamo insieme le empanadas. Le ho preparate qualche settimana fa, hanno riscosso così tanto successo. Le ho portate fredde il giorno dopo al lavoro e non vi so dire come erano buone. E allora prepariamole insieme. Gli ingredienti che ci serviranno per la nostra ricetta sono un po', però quelli buoni, quelli giusti. Per l'impasto ci servirà 1 kg di farina 00, 200 g di burro, 2 uova, 4 cucchiai grandi di olio, 350 ml di acqua tiepida, un pizzico o 2 di sale. Per il ripieno invece delle empanadas ci servirà 1 kg di carne macinata, 500 g di cipolle tagliate finemente, del dado vegetale, 2 spicchi di aglio piccolini o uno grande, una carota grande tritata finemente, 4 uova sode, dell'olio evo, sale, pepe a gusto se piace a voi e poi l'ingrediente fondamentale per dare quel gusto speciale e unico alle empanadas, il cumino. Se avete il cumino in polvere, io ho i semi di cumino e qui c'è un cucchiaino raso, non troppo perché sennò diventa troppo forte il sapore. La padella è già sul fuoco che mi aspetta e allora andiamo a preparare insieme il ripieno. In questa ampia padella ho aggiunto 2 cucchiai abbondanti di olio extravergine di oliva, andiamo ad aggiungere la carne. E con un cucchiaio di legno e un po' di pazienza andiamo a rompere in pezzi più piccoli. Dobbiamo lasciarla dorare bene, ci vorranno una decina di minuti, abbondanti. La nostra carne si è asciugata benissimo come vedete, ora andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti, partendo dalle cipolle, andiamo a mescolare bene, il brodo, l'aglio. Se volete, io l'ho grattugiato come vedete, se volete tagliatelo pure a pezzettini, la carota, e il cumino. Diamo una bella mescolata e lasciamo insaporire per circa 5 minuti gli ingredienti. E ora l'ultimo ingrediente da aggiungere, le uova sode. Io le ho tagliate a pezzettini, andiamo ad aggiungere all'interno della nostra padella. Diamo una bella mescolata, lasciamo finire di insaporire, spegniamo il gas e lasciamo intiepidire il nostro impasto. E il nostro ripieno, scusate. E poi andiamo a dedicarci all'impasto. Occupiamoci adesso del nostro impasto. Andiamo ad aggiungere prima di tutto un pizzico di sale. Andiamo a creare un buco al centro, una fontana. Io naturalmente, potete impastarlo direttamente sul ripiano di lavoro, io mi trovo meglio nella ciotola e poi lo trasferirò sul piano di lavoro, come preferite voi. Prima di tutto il burro all'interno, bello morbido. L'olio. L'uovo. E inizio a impastare con le mani belle pulite, mi raccomando, e poi piano piano aggiungerò anche l'acqua. Trasferite l'impasto sul ripiano da lavoro, se non l'avete già fatto anche voi, leggermente infarinato. Io ho già incominciato a lavorarlo. Lavoratelo per circa una decina di minuti fino ad ottenere un composto bello liscio e omogeneo. Eccoci qui, il nostro impasto è pronto, ho formato una palla, la rimetto direttamente nella ciotola da dove siamo partiti con l'impasto, la copro con pellicola trasparente e la lascio riposare per una mezz'oretta. Nel frattempo il ripieno finisce di intiepidirsi e poi non resta altro che creare le nostre empanadas, ho già una fame. Eccoci qui, il nostro impasto ha riposato una mezz'oretta coperto da un canovaccio a temperatura ambiente, io l'ho lasciato qui sul marmo in cucina.
l'ho già steso per portarmi un attimo avanti e per riscaldato il forno a 180 gradi. Come vedete deve essere alto circa 1 mm, 2 mm, non di più, o comunque a piacere, ci metterà leggermente di più poi a cuocere. Mi sono munita di una ciotolina, se avete un coppapasta del diametro di circa 10-12 cm va bene lo stesso. Andiamo a formare dei dischi, io mi aiuterò con questo e un coltello. Tagliate tutto attorno. E adesso vi faccio vedere le prime 2-3 empanadas e poi andrò avanti piano piano. Naturalmente l'impasto che avanza, non vi preoccupate, si può rimpastare e riutilizzare. Ora prendete un po' di composto, aggiungiamoci anche un pezzettino di uovo, lo giro verso di voi così vi faccio vedere bene, allungate leggermente tutto attorno, chiudete l'impasto, schiacciate leggermente e premete tutto attorno con un dito. Ora con la mano dominante, la mia e la destra, andiamo a fare una chiusura andando a pizzicare la pasta verso l'interno. E la prima empanada è pronta per essere posizionata su una teglia ricoperta di carta da forno. Io piano piano continuo con tutte le altre. Il forno è caldo e pronto, così come il nostro primo vassoio. L'ultimo step che rimane da fare è quello di rompere un uovo, prenderne solo il tuorlo, aggiungere un pochettino di latte, non tantissimo, e andare a spennellare leggermente, delicatamente le nostre empanadas. E finita questa operazione, vanno nel forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti, fino a quando non saranno belle dorate. Io finisco questo, le metto in forno e vado a apparecchiare la tavola. Eccoci qui, le nostre empanadas hanno cotto esattamente 20 minuti a 180 gradi. Mi raccomando, anche voi controllate la cottura del vostro forno, devono risultare belle dorate e fragranti. Noi ne abbiamo aperta una anche per mostrarvi il ripieno, sono, c'è un profumo, sono buonissime, io non vedo l'ora di andare a sedermi a tavola e gustarmene. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, se le rifate anche voi mi raccomando mandateci un sacco di foto, abbiamo ricevuto un po' di foto delle vostre ricette e non sapete quanto ci avete reso felici. Non mi resta che augurarvi buon appetito e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.